Sono interventi volti a migliorare la qualità degli inquilini delle case popolari, quelli promossi dalla Regione Toscana, di cui l'analisi, finanziata dalla Regione e condotta dal team del professor Fedele Ruggeri dell'Università di Pisa, rappresenta la promessa conoscitiva. Oggetto dello studio dei questionari sono gli stati di disagio socio-abitativo di alcuni quartieri dei comuni di Capannori, Lucca e Viareggio. L'obiettivo è quello di promuovere nuove politiche dell'abitare in grado di creare e stimolare circuiti virtuosi. Io penso che la qualità della vita nei condomini è un grande pezzo di costruzione della coesione sociale, di una vita più serena, di maggiori relazioni, e quindi qui dovremmo fare degli interventi. Uno studio come quello che abbiamo visto oggi è la premessa conoscitiva, ma anche l'inizio di un possibile intervento. Come Regione Toscana stiamo pensando e studiando un po' una carta etica dell'abitare e vorremmo sottoporre, quindi non come principi di regole strette, ma come dire, induzione a comportamenti positivi, proprio riflettendo sulle relazioni, sui diritti dei bambini nei condomini, degli anziani, su come si può vivere meglio insieme. Ecco, da sottoporla quindi come moral suasion agli inquilini, io credo che può essere una cosa utile. Abbiamo nel novembre scorso pubblicato il bando per il co-housing e per i modelli alternativi del costruire e dell'abitare, proprio con l'intendimento di costruire attraverso l'alloggio anche relazioni diverse tra i nuclei familiari. Questi sono elementi positivi che hanno ricadute positive anche sul quartiere, non solamente sullo stesso condominio, che lanciano un messaggio di convivenza che io credo è fondamentale in una società sempre più frammentata, dove più che l'individualismo c'è la solitudine, c'è la paura che qualcuno ti possa togliere quello che tu hai, e che è l'elemento caratterizzante delle nostre metropoli, ma non solo delle grandi metropoli, anche dei territori più ridotti come numero di popolazione.